Napoli avrà la sua casa delle donne. L'annuncio è stato dato dal sindaco De Magistris nel corso della conferenza stampa di presentazione delle iniziative del mese di marzo in favore delle donne. Un'occasione attesa da anni e che si realizzerà il 20 marzo con la presentazione del progetto della Casa delle Donne presso l'ex asilo Filangieri, uno spazio dove si ritroveranno le attività e le associazioni che da sempre si battono per un mondo declinato anche al femminile. Nell'ambito dell'assegnazione di una parte del patrimonio immobiliare della nostra città abbiamo deciso di realizzare la Casa delle Donne, era una richiesta espressa delle associazioni, l'abbiamo accettata, ci sta lavorando soprattutto l'assessore Tommaselli, credo sia un bel segnale che le donne abbiano un luogo in cui incontrarsi, confrontarsi e praticare cittadinanza attiva. Marzo Donna 2012 sarà dunque un mese davvero speciale. Tantissime le iniziative organizzate dalle istituzioni e autogestite dalle associazioni e dalle donne espressione della società civile. Il programma intreccia le proposte istituzionali con le oltre 50 iniziative provenienti dal basso, selezionate con un apposito bando e che spaziano nei campi della solidarietà, del lavoro, della tutela della violenza di genere, del dialogo interculturale e della salvaguardia della salute e dei saperi delle donne. Evento simbolo della rassegna, per non dimenticare le innumerevoli donne maltrattate, stuprate, persino uccise di cui si è persa la memoria, si svolgerà l'8 marzo nei giardini di Piazza Municipio, dove l'assessore Tommaselli inaugurerà un'aiuola di rose in omaggio alle donne. Abbiamo fatto un calendario molto ricco che prevede una parte istituzionale, che sono le cose che farà proprio l'assessorato, quindi prevediamo per esempio un monumento floreale alle vittime della violenza che inaugureremo qui a Piazza Municipio la mattina dell'8 marzo, poi avremo la presentazione dei progetti di pari opportunità del Fondo Sociale Europeo, varie iniziative anche per le donne di livello culturale medio-alto, quindi abbiamo un progetto che si chiama Donne e Scienza, molto interessante. Noi abbiamo aperto un avviso pubblico dove tutte le associazioni della città sono entrate in contatto con noi, con l'istituzione, con l'assessorato e noi abbiamo catalizzato i loro progetti e siamo stati vicino alla loro realizzazione in un discorso ampio di grande partecipazione dal basso. Il programma completo delle iniziative può essere consultato sul sito www.comune.napoli.it.